que no le cuentas cuando estás callado, es porque en mí piensas. A que no le cuentas que te pones triste cuando a mí me dejas. A que no le cuentas que si llegas tarde vienes de dejarme. A que no me dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia. A que no le cuentas de una vez por todas lo que estás viviendo. Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón. A que no le cuentas, a que no te vorrei che qualcuno mi spiegasse questo gioco. Io non ci capisco niente. Dunque, dicevamo, ragazzi, i provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portati in tribunale, il quale controllerà che siano state rispettate le norme del diritto. Vittoria, 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 adesso mi sono stufata. La partita sarà già finita a quest'ora. Lui è qui, Eloisa. Finalmente, lo stavo cercando da stamattina. Deve essere un corso di recupero delle ripetizioni, non so cosa, perché questa lezione non c'è sul programma. Secondo me, Vittoria, sei impazzita. Lo abbiamo cercato per tutta l'università. E il tuo professore dov'era? Era qui. Sì, sì, è qui, è qui. Ma guarda, guarda, ti faccio vedere una cosa. È un corso speciale, vedi? Non c'è sull'orario. Ora basta, Vittoria. Perché non la finisci con questa stupida storia? Perché non lasci in pace questo professore? Sarebbe molto meglio. Che cosa? Ma se ancora non gli ho fatto niente. È soltanto l'inizio. Sei proprio matta. Smettila, per favore. Io voglio vedere Diego che gioca. Voglio andare a questa partita, capito? E tu non vuoi vedere Saverio? Oh. Lo sai cosa significa per loro questo incontro? E come faremo a dirgli che non abbiamo avuto il tempo di andarci? Non mi importa niente del baseball. A me interessa solo il colloquio che devo avere con il mio adorato professore. Oh. Non avrai intenzione di aspettare che finisca, eh? Certo. Lo aspetterò. Ah, no, io me ne vado, ciao. No, 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 ti prego, Eloisa, amica mia. Avevi promesso che saresti rimasta con me. Non fino alle 2 di notte. Voglio vederli giocare, no, Vittoria. No, no, Eloisa, non te ne andare, dai. Non puoi lasciarmi sola proprio adesso. Se vai al campo e ti vedono i ragazzi, io che cosa racconto poi a Saverio, eh? Beh, io questo non lo so. Vedremo il secondo tempo, va bene? Dimmi di sì. E poi il terzo, il quarto e così via. Ma Eloisa, per favore, non sono la tua migliore amica. Resta qui con me, ti scongiuro. Ho assolutamente bisogno di parlare col professore. È questa tua necessità che mi sta preoccupando. Cerca di capirmi. Mi fa impazzire. Adoro come parla, come cammina. Ah, santo cielo, ma che cosa ho fatto di male io? Ci sono tutte le ragazze tranne le nostre. Sì, l'avevo notato anch'io. Non te la prendere, arriveranno. Sì, arriveranno, ma alla fine. E in gamba, Diego, tocca a te. A battere. Coraggio, ragazzi, buona fortuna. Grazie. In bocca al lupo. Fa vedere. Sì, Maritza, mi sembra proprio che tu abbia fatto un buon lavoro. Continua così, bene, molto bene. È affascinante. Sì, ma sarà la tua ultima. È il mio uomo ideale. Vittoria, Vittoria, per favore. Il professore adesso non ha niente da spartire con te. E tantomeno tu con lui. E perché non dovrebbe? Io credo che siamo fatti l'uno per l'altra. Tu vuoi prendere in giro questo povero professore, non è così, Vittoria? No, 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 Eloisa, no. Io non voglio prenderlo in giro. E allora che cosa vuoi da quest'uomo? Tutto. Io voglio tutto. Ma non capisci, Eloisa. Io voglio che il professor Adelso si innamori di me. Che si innamori di te? Mm-hmm. Perché? Dimmi perché. Perché lo voglio.
All'università tutti dicono che niente può farlo distrarre dai suoi interessi. Per questo voglio farlo. Tutto ciò non ha alcun senso. Il tuo è solo un capriccio, io non ti capisco. Non ti è bastato far innamorare follemente Saverio? E tutti gli altri? Non li conti tutti gli altri? E malgrado ciò non ti accontenti. Adesso vuoi far innamorare anche i professori? No, un momento. Con i professori no. Con questo professore. È un uomo eccezionale. Il più serio di tutta l'università. Il mio adorato professor Adelso. Guarda, hanno finito. Fa vedere. Sono andata bene, professore? Sì, Maritza, mi sembra proprio che tu abbia fatto un buon lavoro. Continua così, bene, molto bene. Glielo porterò la prossima volta, va bene, professore? Sì, ma sarà la tua ultima opportunità. Dillo anche agli altri, no? Questa è la relazione che mi aveva prestato. Stavo quasi per scordarmene. Meno male che non te la sei dimenticata. È interessantissima. Però chi è questo Massimo Leal? Un alunno eccellente. Sì, un alunno eccellente che ha dovuto interrompere i suoi studi. Hai visto, Saverio? È stato lui a segnare il punto. Che giocatore! È il migliore di tutti in assoluto! Il migliore giocatore è Diego, amica. È chiaro che se Vittoria fosse qui non diresti queste cose. Le direi e ne direi molte altre. No. Ma perché Vittoria e Eloisa non sono qui? Che cosa staranno facendo? Vittoria, quello che fa sempre, se lo starà mangiando con gli occhi. Quando se ne accorgerà Saverio? Si accorgerà di cosa? Vuoi spiegarti meglio, Marta? Beh, tu non te ne sei resa conto, però è così. È così cosa? Ma l'ossessione che ha Vittoria per l'adorato professore Adelso. Un altro punto! Entriamo, Eloisa. Ti prego, entriamo adesso. E quando resterò sola con lui, tu uscirai, ok? E allora perché devo entrare? Perché sei la mia amica. Accompagnami, per favore, prego. No. Dai, fa la brava, su. Che ti costa? Dopo mi lascerai sola con lui, eh? Andiamo, su, andiamo. Guarda, Vittoria, che se entro non esco, ti ho avvertito. No, uscirai, vieni. Non uscirò. Un 24, un 22, non un 30, professore. Bene. Rileggi il tuo lavoro, analizzalo e vedrai che non sono stato affatto severo. Va bene? Ci vediamo. Buonasera, ragazzi. Buonasera, cercate buonasera, di impegnarvi professore. Di più la prossima volta. Buonasera. Vai. Come sta, professore? Bene, grazie. Vittoria, come mai siete qui? Sì, ecco, perché... Vittoria dovrei... deve parlare con lei, professore. Sì, sì, è in privato. Ah, bene. Ecco, professore, devo consegnarle l'elenco dei gruppi di lavoro. Ah, bene, molto bene. Sono i gruppi per il concorso di facoltà. Sì. E ogni gruppo ha scelto il suo tema. Ah, sì, bene. E voi che tema avete scelto? Lo studio del matrimonio come contratto. Ah. Le sembra buono? Sì, sì, come no, molto buono. Qualsiasi argomento che si analizza nel modo giusto è valido, molto valido, sì, certo. Ah. E anche lei avrebbe scelto questo argomento? Mi dica, professore, a me sembrava il migliore. Vittoria, ogni tema che viene scelto dal tuo gruppo o da un altro è valido. Se no, non verrebbe scelto. Non sei d'accordo con me, Vittoria? Certo, professore. Certo che lo sono. Lei ha sempre ragione. Qualsiasi cosa dica. Bene, non sempre, te lo assicuro. Oh, sì, sì, professore, ne sono sicura. Professore, devo chiederle alcune cose riguardo a questo tema. Hai forse qualche dubbio? Sì, sì, qualcuno. E dato che ho già scritto qualcosa, vorrei che lei lo leggesse con calma. Può ricevermi domani?
No, impossibile, impossibile. Domani sono occupatissimo tutta la giornata. Guarda, non è proprio possibile. Allora facciamo sabato pomeriggio. D'accordo? Va bene? Che cosa? Non mi dirai che rinunci al sabato pomeriggio per dedicarlo allo studio? Ma certo che è così. Sicuro, professore, io voglio superare questo esame. Io voglio essere la migliore in diritto di famiglia. Accidenti. Posso proprio dire di essere un professore fortunato, visto che tutti gli altri professori si lamentano di te. A me interessa solo la materia che insegna lei. Ah, sì? E qual è il motivo? Perché la insegna lei? Io? Professore, con lei capisco tutto. Tutto diventa interessante. Gradevole. È tardi, Vittoria. È tutto, professore. Grazie mille per l'attenzione. Veramente, Vittoria, è tardi. Dobbiamo andare, cara. Andiamo? Andiamo, Vittoria. Buonasera, professore. E si ricordi, sabato io sarò nello studio alle 4. Per favore, si ricordi, certo. Alle 4. Certo. Vittoria, bene, andiamo. Professore. D'accordo? Bene. Alle 4. Vittoria. Sarò puntuale. Sabato. Certo, alle 4. Sì, alle 4. Sento di dover tornare in Venezuela, maestro. Qualcosa dentro di me mi dice che devo tornare. Se è questo che senti, torna al tuo paese. Sì, maestro. Anche se non è facile per me lasciare il posto dove ho imparato tanto. Ho ancora molta strada da fare. Non posso andarmene ora. Questo tempio mi può insegnare mille altre cose, maestro. Tu puoi restare qui per sempre. Sempre. Fino a quando ne avrai bisogno. Anche lei mi consiglia di restare, maestro. Non è facile vedere nel nostro futuro. Ma certo. Certo che sì. Vorrei che restassi. Non vorrei interrompere la mia iniziazione, maestro. Lascia fare al destino. Lascia scorrere il fiume della vita. Sento una grande inquietudine, maestro. Temo l'arrivo di un cambiamento. E perché ne hai paura? Perché non me la sento di rinunciare alla tranquillità e alla sicurezza del tempio. È sempre difficile affrontare il mondo esterno. Devi avere pazienza. Pazienza. E continuare ad esercitarti. Ciò che deve accadere, accadrà. Che succede, Raul? Perché sei tornato così presto? Mi hanno ingannato. Ingannato come un fesso. Ci sono cascato come uno stupido. Raul, che cosa vuoi fare? No, ti prego, no! Levati, no, Olga, no, levati! Raul. Olga, sono delinquenti, non capisci? Denunciali, non ci si fa giustizia da soli. Se non ti ammazzeranno loro, diverresti tu un assassino. Senti, Olga, sto perdendo la pazienza. Non sono il tipo che fa la figura del codardo. No. Olga, per favore, dammela. Olga, dammela, ho detto. A cosa è servito il coraggio a tutti quelli della tua famiglia? È un falso coraggio. Io lo chiamerei solo violenza. Ce l'avete nel sangue, non potete dominarla. Lo sai che non riesci a dominarti? Puoi morire come tutti i tuoi fratelli per aver perso la testa, per non aver saputo rinunciare alla violenza. E va bene. Allora non me la dare. Se morirò sarà colpa tua. No. Non dire così, per favore, sai che lo faccio per il tuo bene. Io ti amo, Raul. Per favore, non andare. Non andare. Scusami, Olga. Scusami. Hanno preso ciò che mi apparteneva. Ora sono ridotto sul lastrico. Non ho più un soldo. Non posso mandare avanti la famiglia. Devono pagarla. Raul! Raul! Oh, Signore. Adesso. Devo chiamare Adelso.
Professore, con lei capisco tutto. Tutto diventa interessante, gradevole. Professore, mi scusi. Sì? La vogliono al telefono. È urgente. Ah, grazie, vengo. Professore, adesso, questo sabato? Sì, proprio così. Sabato, sabato pomeriggio, noi due da soli. No, no. Eloisa, è la verità. Ah, io non lo so, sì, non so sì, niente sì, di sì, questo. Sì, lei sa tutto quanto, invece. Il fatto è che voi state morendo di invidia, ecco la verità. Vittoria, ma che cosa vuoi dal professore adesso? Non sei già fidanzata con Saverio? Con Saverio? No. Beh, no, no, nessun legame. Libera. Nessun fidanzamento, sono libera come un fringuello. Ma allora, se non vuoi legami, che cosa vuoi da me? E io voglio che si innamori di me, semplicemente. Voglio vederlo come tutti gli altri, cadere qui. Vedrai che lui non cadrà lì, perché non è un tuo compagno di scuola. È un professore, hai capito adesso? Il professore adesso è un uomo serio, oh, molto no, pesante. No, non fa niente. Tutti gli uomini hanno il loro punto debole. Io sarò quello del professor Adelso, scommettete? Io sono sicura che lui non si accorgerà neanche di te. Ma tu credi? Ma certo, non si accorgerà neanche di te. Sei una ragazzina, per lui sei una ragazzina e basta. Ma va bene, lo vedremo, lo vedremo. Io, Vittoria La Rosa, in questo momento vi faccio una promessa. Che lo conquisterò. Vi giuro che presto sarà mio. Io vi giuro che il professor Adelso molto presto sarà pazzo di me. Poveretta. Vi giuro che il professor Adelso presto sarà pazzo di me. Ok, Vittoria, d'accordo. Ma se ci riuscirai, che cosa ci guadagni? Ma non ci riuscirà mai. Vedrete, non ci riuscirà. È una cosa impossibile, non ci riuscirà. No. Certo che ci riuscirò, ma vedrete. Ma certo, vuole dimostrare a tutte noi che lei è la numero uno, la donna fatale, quella che fa perdere la testa a tutti gli uomini, la regina dell'università. Certo, Luisa, certo che è così. E lo vedrete a partire da questo sabato. Rimarrete a bocca aperta, perché sabato io voglio conquistare il professore. Ho già tracciato perfettamente la mia strategia. Come se fosse una guerra. Certo, sì, certo, sarà proprio così. Il primo attacco avverrà sabato, durante il colloquio privato che avremo io e lui nell'aula di lettere. E quello sarà solamente l'inizio. A partire da sabato tutto cambierà, ve lo assicuro. Il professor Adelso sarà tutto mio. Mio. Adelso, finalmente sei qui, tesoro. Zia, calmati, calmati e raccontami che cosa è successo. La mia famiglia è segnata, come la loro, come tutti i Leal. Anche i miei corrono il rischio di morire di morte violenta. Ah, non dire così, non dire così. Raccontami cosa diavolo sta succedendo a Raoul. Circa un mese fa si gettò anima e corpo e non so quale affare. Era sicuro che avrebbe cambiato tutta la nostra vita. Recentemente ho cominciato a vederlo inquieto, preoccupato. Qualcosa gli causava degli eccessi di violenza. Inutili, inoffensivi, qui in casa. Ma che proprio in questo momento potrebbero essere la causa della sua morte. Ha messo molto denaro in quell'affare. Tutto ciò che aveva. E l'hanno truffato. Me l'ha detto oggi. Voleva uscire armato. Adesso, tu sei come un figlio per me. Non voglio che intervenga Omar, perché lui è impulsivo come Raoul. E Massimo non è qui con noi in questo momento. Per favore, fa qualcosa. Non lasciare che lo uccidano. Fa qualcosa, Adesso. Sì, sì, sta tranquilla. Lo farò. Certo che lo farò. Ma dov'è? Dove posso trovarlo? Non ne ho la minima idea. Bene. Allora non posso fare altro che andare nel suo ufficio. Nel frattempo tu cerca di restare tranquilla. Se chiama Raoul, digli che lo aspetto lì. Eh? Sì. Adesso la vita di Raoul è in pericolo. Lo sento.
Maestro. Maestro. Si può vincere il dolore. Con il dolore non si combatte. Puoi solo accettarlo ed aspettare che passi. Questa notte ho avuto un presentimento. Mio padre è morto, maestro. È il fato che decide sul nostro futuro. Devi tornare al tuo paese. La mia famiglia ha bisogno di me. Quando pensi di partire? Al più presto possibile. Hai il mio permesso. Potrai partire questa notte stessa. Grazie, maestro. Il dolore non si può combattere. Sei il solito buffone. Ah, ecco. No. Scendi. Sembrate due bambini. Perché no? È divertente. Non è possibile. Ah. Fa freddo. Abbiamo giocato una grande partita. Giusto. Esatto. E abbiamo anche vinto. Anche campioni. C'è cioè, una grande partita. Bene, signorina. Siamo arrivati. Questa è casa sua. Grazie, mio cavaliere. Mi ridate Eloisa. Le mie chiavi, per favore. Le chiavi, la signorina vuole le sue chiavi. Le chiavi. Dai, Battista, le chiavi. Le chiavi. Ecco. Dai, dagli le chiavi, finiscila di fare lo spirito. Senti, no. Che fa? Ah, vai a casa di Vittoria. No, voglio venire con te. Oh, sì, dai, Eloisa, ti prego, dopo ti accompagno io. No, per favore, nessun favore. Preferisco accompagnarla io. A me non piace che voi due andiate in giro di notte. Ma perché sei sempre così timoroso, eh? Io non do fastidio a nessuno e nessuno lo dà a me. Ah, nessuno ti dà fastidio, ma non li leggi i giornali. Come cavolo fai a dire una cosa del genere? Allora, c'è una cosa che ti deve entrare bene in testa. Tu e lei da sole di notte. Non mi piace. Quando parli così sembri mio nonno. Se la cosa ti preoccupa tanto, potresti passare la notte con noi. Meglio di no, perché in questo caso sarei io ad essere molto preoccupato. No, ho capito, lasciamo perdere. Non te la prendere, Diego. Sai come è fatta Vittoria, no? Posso restare io al posto di Diego? Non fare lo scemo. Dai, solo un pochino. Appena viene l'alba me ne vado. Ti piacerebbe. A domani. A domani. A domani. Sì, a domani. Eloisa, sei proprio un vestito. Eloisa, sei fa tardi. Beh, comunque state attenta. Sì, sì, certo. Ciao, buonanotte. Ti voglio bene. Ciao, amore. Eloisa, arrivo, arrivo. Ciao, caro. Ciao, amore. Ciao. Allora? Niente. Ricordati la prima regola. Mai scoraggiarsi. In marcia. Sembra facile. Vittoria, non facciamo tardi. Dobbiamo alzarci presto. Cosa vuoi che me ne importi? Sabato sarà il giorno più importante della mia vita. Ah, non esagerare, eh? No, non esagero. Te lo giuro, Eloisa, te lo giuro. La faccenda mi entusiasma. Devo dimostrare a tutte voi di che cosa sono capace. Sabato accadrà qualcosa tra il professore e me. Vittoria, che genere di cosa? Non lo so. Non lo so. Qualcosa. A partire da sabato non sarò più solo un'alunna per lui. Voglio colpirlo, imbarazzarlo perlomeno. Io gli farò perdere la testa. Oh, smettila, ti stai cacciando in un grosso guaio. Vedrai, vedrai, dopo verrai a piangere sulle mie spalle come al solito. Che matta che sei.
Andrà a dormire pensando a me sabato notte. E anche il giorno dopo. Non vedo l'ora che arrivi questo sabato. Massimo sarà qui sabato, zia. Ho bisogno di te adesso. Per favore, non lasciarmi sola neanche un momento. No. Non devi aver paura di essere sola, zia Olga. Siamo tutti qui con te. Il mio Massimo. Chissà come starà soffrendo adesso, povero figlio mio adorato. Ho paura, maestro. Non devi averne. Sei preparato per uscire di qui? Non abbastanza, no. Lo sei più di quanto tu creda. Devi avere fiducia in te stesso. Credere in te. Se no, che uomo sei? Ma lei crede in me? Sei stato un allievo molto recettivo. Ho trasfuso molto di me nella tua preparazione. Spero di non deluderla. Non dovrai mai dimenticare ciò che ti ho insegnato. Non succederà mai, no. E un giorno ritornerò qui da lei. Ricorda, esercita costantemente la tua volontà. Conserva sempre la capacità di sperare. Utilizza le tue conoscenze sempre a fin di bene. E medita. Medita molto. Non dimenticare il tuo maestro. E scrivi. Così eserciterai la tua volontà. Sabato spero di essere a Caracas, maestro. È stato ucciso. Oh, ma per favore, è appena arrivato. Bene, zia Olga, io devo andare. Sono quasi le 4 ormai e ho un appuntamento all'università. Beh, io tornerò questa sera e... Grazie di tutto, zio Adelso. Dio ti benedica, mio caro. Che tristezza che ho dentro. Nostro padre non è morto per un incidente. L'hanno ucciso. Non ne siamo sicuri, figliolo. Non possiamo esserne certi. Accidente, fino a quando continuerai a negarlo? Non voglio continuare a perdere tutto il tempo che abbiamo. Voglio trovare gli assassini di mio padre. Io voglio vendicarlo. Te lo giuro, mamma. Figlio, anche se ti sarà difficile, voglio che tu mi faccia una promessa. Una promessa molto seria. A tua madre che te la chiede? Sì, mamma, sì, però adesso cerca di calmarti, sei troppo scossa. Ho perso tuo padre. E sento che prima o poi perderò anche tuo fratello per la stessa ragione. No, 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 non dire così, calmati, per favore. So che sei ben allenato.
E so che puoi uccidere un uomo con un solo colpo. Mamma, io non sono un assassino. Neanche tuo padre lo era, né i tuoi zii. Però tutti le Al sono violenti. Sono violenti per natura, purtroppo. Per questo sono tutti morti così tragicamente. Devi promettermi una cosa, Massimo. Devi prometterla. Va bene, mamma, ma cerca di calmarti, per favore. Giurami che in nessuna circostanza, sì, in nessuna occasione della tua vita, farai ricorso alla violenza. Giuramelo, figlio. Mamma, non lo so. Ascoltami, mamma, ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario usarla. Nascere, vivere, morire, tutto ha un certo grado di violenza. Non preoccuparti, mamma. Ti prometto che saprò sempre controllare i miei istinti, contenta? No, tu sei un Leal. Una famiglia decimata dalla violenza. Tuo padre è morto, Massimo. Non vuoi capirlo? Lui è morto. E Omar non riesco a controllarlo. Cerca tu di salvarlo e salva te stesso. Fammi questa promessa, Massimo. Giurami che per nessun motivo al mondo prenderai parte ad un'azione violenta. Giuramelo. Mamma, io nel tempio ho imparato molte cose. Non puoi immaginare cosa abbiano significato per me questi 2 anni. Mamma, io lì ho scoperto la vera vita. Quella interiore, mamma. La parte migliore del nostro essere. Abbi fiducia in me, eh? Il dolore mi ha reso diffidente. Io ho paura, molta paura. Figlio, tu stai cominciando a vivere. Sei come un fiore stupendo che sta sbocciando per poi fiorire. Non voglio che tu muoia giovane. Non voglio. Per poter vivere tranquilla il tempo che mi rimane della vita, fammi questo giuramento. La tua vita non dovrà essere inquinata dalla violenza. E mai per nessuna ragione al mondo dovrai usarla. Su, giuramelo! Sono tua madre. Giuramelo. Va bene, mamma. Sì. Giuro che mai, in nessuna circostanza, farò ricorso alla violenza. Te lo giuro. Ero certa che sarebbe venuto. Ti prego, perdonami per il piccolo ritardo. No, nessun problema. Io potrei aspettarla per tutta la vita. Beh, non ce n'è bisogno. Io sono puntuale e il fatto è che sono dovuto andare all'aeroporto a prendere un amico. E poi è venuto subito qui. Al nostro appuntamento. Noi eravamo d'accordo così? Mm-hmm. Certo. Quello che mi affascina è essere qui con lei. E per di più di sabato pomeriggio. Sei stata tu a scegliere questo giorno. E sceglierei tutti i sabati, tutte le domeniche, tutti i giorni della mia vita per stare con lei. Certe volte sembri proprio una bambina. Però non lo sono, professore. Io sono una donna. Una donna in tutto e per tutto, professore. E vorrei dimostrarglielo. Beh, anch'io, quando avevo la tua età, credevo di essere un uomo maturo e avrei voluto dimostrarlo al mondo intero. È una cosa naturale. Ma perché parla così? Come se fosse già un vecchio. Beh, Vittoria, io sono nato molti anni prima di te. Bene, bene, meglio così. Mi affascina la gente che ha vissuto più di me.
Mi può insegnare tante cose. Mi può guidare. È che... Vittoria, quando si ha una certa età, si comincia a capire che sono realmente poche le cose che si possono insegnare. No. Lei deve avere moltissime cose da insegnare. E io voglio imparare tutto. Tutto quanto. Bene, allora cominciamo a risolvere i dubbi che hai sulla tua tesi. Comincia a leggere, per favore, siediti. Io ti ascolto. Su, coraggio. Coraggio, leggi. Ti ascolto. Va bene, d'accordo. Dov'è la penna? Il titolo è Natura giuridica del matrimonio civile. Il matrimonio civile come contratto. È da molti secoli che si discute se il matrimonio civile debba considerarsi o no un contratto. Già. Va bene, mamma, non preoccuparti. Ti ho fatto una promessa e la manterrò. Non farò ricorso alla violenza per nessun motivo. Non lo farai. Non dovrai dubitarne, ma terrai fede al tuo giuramento. Ma certo, mamma. Devi avere fiducia in me. E ora che hai promesso, fa qualcosa per tuo fratello. Cerca di convincerlo tu. Convincere Omar, mamma, è abbastanza difficile. Lui ha il suo modo di pensare. E crede di agire nella maniera più giusta. E lo vieni a dire proprio a me. E il carattere di Omar mi ha fatto soffrire molto. Del resto tutti le alzo. No, mamma, per favore, non dire così, ti prego. Abbiamo semplicemente cercato di difenderci. Di non chinare la testa davanti ai soprusi. Mamma, l'abbiamo usata solo come difesa. Ci sono molti altri modi per difendersi. La violenza può chiamare esclusivamente altra violenza, distruzione e morte. Bene, mamma. Parlerò con Omar e farò il possibile per convincerlo. Non dobbiamo più farti soffrire così. Sì, figliolo. Ma non soffrire per me sarà quasi impossibile. La morte di tuo padre mi fa sentire del tutto indifesa. E ora... non faccio altro che pensare al giorno in cui te ne andrai di nuovo. Chi ha detto che me ne andrò di nuovo? Pensi di fermarti qui, allora? Sì, mamma. Resterò qui con te, va bene? Voglio parlare con Adelso perché faccia il possibile per farmi riprendere subito l'università. Voglio riprendere i miei studi, mamma. E ti voglio aiutare. Ti voglio proteggere. Scagliare es porque mi piensas a que no le cuentas que te pones triste cuando a mí me dejas, a que no das que si llegas tarde tienes de dejarme, a que no me dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia.